Ciao a tutti e benvenuti nella creazione di questo nuovo progetto. Io sono Teschio81 e oggi ho deciso di iniziare a creare un nuovo gioco sparatutto, multiplayer online, sulla base del progetto Lira Starter Game. In questo primo tutorial andremo a vedere quali saranno i punti cruciali sui quali agire per poter personalizzare il progetto in modo da avere un prodotto giocabile e vendibile. Inizieremo anche a impostare alcune piccole accortezze per iniziare a lavorare al nostro progetto. Quello che vedremo nel corso dei vari tutorial saranno appunto tutti quegli accorgimenti che ci porteranno ad avere il gioco completo. Quindi partiremo con l'aggiunta dei personaggi. Successivamente ci sarà un tutorial che riguarderà la schermata di selezione di questi personaggi, la personalizzazione delle armi e come farle spawnare nella maniera corretta. La creazione di un inventario nel caso volessimo appunto avere a disposizione più armi e tenerle appunto nella fondina o poter raccogliere anche oggetti. Avremo un tutorial sulla creazione di nuove modalità di gioco, quindi creeremo una modalità di tutti contro tutti, creeremo un battle royale e vedremo anche se riusciremo a creare una modalità storia. Tutto questo verrà poi seguito dalla creazione delle nuove mappe che andranno appunto a completare la creazione della modalità di gioco e l'aggiunta della minimappa e della bussola, per appunto orientarci all'interno delle mappe. Ci sarà poi un tutorial sul rebranding e la personalizzazione del gioco in modo che non sia più legato, diciamo, solo all'Hero Starter Game, ma sia appunto effettivamente un nostro gioco vendibile. Poi andremo a vedere tutte quelle che sono le funzionalità multiplayer online, perché attualmente il gioco prevede solo la funzionalità player a livello locale. È comunque tutto già preimpostato per agganciarsi alla EOS, cioè i server della Epic Game, per poter poi giocare appunto da diverse postazioni in diversi luoghi. Tratteremo l'esportazione del gioco. Se riusciamo, appunto, abbiamo una sezione extra nella quale possiamo aggiungere varie abilità come lo sprint, possiamo aggiungere una modalità in prima persona se preferite un gioco sparatutto che può essere più simile a una versione tipo Call of Duty, Destiny, eccetera, eccetera. Creeremo, se abbiamo tempo, un inventario dei vestiti per poter raccogliere, appunto, oltre che le armi e gli oggetti, anche i vestiti e andare a implementare la nostra parte del Battle Royale in maniera un po' più sostanziosa. Poi creeremo, se questo sempre nella versione extra, tutte le impostazioni per creare il gioco in modo che sia fruibile anche da smartphone e vari device, e poi vedremo come vendere il gioco, quindi se agganciarci a, appunto, marketplace riguardanti device come smartphone, Apple, eccetera, eccetera, oppure andare a fare una vendita su PC o su PlayStation, anche se penso che sia una cosa piuttosto complicata. Poi vedere come funziona il progetto Lira. Vediamo subito, schiacciando play, andiamo a vedere subito una panoramica del gioco e iniziamo a impostare alcune piccole cose. Il programma è un po' difficilotto da comprendere, però immagino che già qualcosa abbiate visto, quindi cerchiamo di essere abbastanza concisi. E per il gioco, non l'ho detto forse prima, ma utilizzeremo tutte le risorse gratuite che troviamo sul marketplace. Allora, la pagina iniziale che ci compare quando schiacciamo play, appunto, è questo editor di default che ci può mandare in diversi posti, quindi avremo direttamente due mappe in cui possiamo giocare. Quindi abbiamo una modalità di eliminazione, una modalità di controllo, come abbiamo visto poi le aumenteremo queste modalità mettendo per esempio una versione di tutti contro tutti, un battle royale, vediamo forse anche una modalità campagna, e comunque vedremo come personalizzare appunto queste modalità in modo che poi vi possiate creare direttamente le vostre modalità che preferite. Poi abbiamo la default experience che ovviamente ci riporta, come vedete qua, che ha questa schermata qui. Quella che ci interessa di più ovviamente è quella del front-end, che nella prima impostazione appunto la metteremo come mappa principale in modo da non dover tutte le volte accedere a questa schermata che al momento non ci serve. Quindi andiamo a vedere la front-end. Come
Come vedete abbiamo una schermata di fondo nella quale si vede una mappa che poi andremo a cambiare e personalizzare con appunto magari una sequenza di nuove mappe nostre o comunque con uno sfondo personalizzato. Ora poi vediamo come agire in corso d'opera. Abbiamo qua vabbè, ovviamente un tasto per poter interrompere il gioco, i crediti e tutto questo poi verrà personalizzato nella parte del rebranding. Le opzioni che sono molto belle, le terremo più o meno così, vediamo adesso poi appunto come nel rebranding, come personalizzarle e renderle nostre, quindi magari mettendo nostre marche, i nostri sfondi, però come vedete abbiamo veramente tantissime impostazioni, si possono anche aumentare, non credo che lo faremo nel gioco, però c'è comunque il modo per farlo. Più avanti poi vedremo comunque magari se qualcuno mi fa qualche richiesta particolare. E qui abbiamo il tasto ovviamente back che lo troverete in tutte le schermate per poter tornare sempre al menu principale e qua abbiamo semplicemente la sezione per poter giocare. Come vedete abbiamo una sezione di quick play che ci fa giocare nella prima modalità disponibile che trova. Abbiamo una sezione start game che ci fa scegliere appunto le modalità di gioco a cui vogliamo giocare, possiamo partire con eliminazione e controllo e poi abbiamo anche altre due modalità che magari poi vedremo più avanti. Abbiamo la possibilità di giocare appunto online e offline, ma si tratta sempre e solo al momento di possibilità di giocare multiplayer a livello locale, quindi sulla stessa linea di gioco, quindi io mi posso connettere al PC e al telefono o un altro PC che sia connesso sulla stessa linea in wireless o in LAN. E poi abbiamo la possibilità appunto anche di rimuovere o abilitare i bot per giocare, nel senso che se li rimuoviamo ed entriamo in una partita ovviamente lo possiamo usare come test perché saremo totalmente da soli in gioco. Adesso vi faccio vedere alcune piccole cose, intanto iniziamo a vedere che siamo solo in gioco, abbiamo già un quadro ben impostato con alcune cose che ci torneranno utili poi per il gioco, quindi un modo per ripristinare l'energia, un modo per appunto prendere nuove armi e utilizzarle, ci sono alcuni piccoli kit come appunto gli spostamenti rapidi in altezza e dura in tutto lo spazio, insomma diciamo che proprio è fatto abbastanza bene. Abbiamo anche un teletrasporto e poi se vediamo nell'altra modalità che è quella appunto dei punti di controllo abbiamo anche dei sistemi appunto per guadagnare punti durante la partita. Come vedete siamo totalmente da soli, se schiacciamo il tasto ESC possiamo passare alle opzioni, quindi poter personalizzare appunto il gamepad o la tastiera, come vedete c'è anche la sensibilità del gioco, quindi tantissime impostazioni interessanti, e abbiamo la possibilità di tornare indietro e tornare appunto al front end che è appunto la schermata principale. Ok, iniziamo con le piccole impostazioni che andremo a vedere. Quindi io ho impostato, vabbè, tanto per iniziare il content browser qua al posto che qui perché appunto preferisco avercelo a schermo intero, se fa piacere anche a voi averlo, basta semplicemente andare in Windows e cercare la scheda content browser. Come vedete io qua ne ho uno, ne potete abilitare fino a 4 oltre a quello che avete appunto anche qui in fondo sempre attivo nella schermata principale. Quello che dobbiamo vedere subito come impostazione principale appunto è la possibilità di attivare queste due cartelle che è la plugin e la engine, che potete attivarla andando su setting, aprendo ovviamente il content drawer da qua sotto dalla parte bassa del desktop, settings, e le andiamo a cercare appunto in questa sezione. Dentro il content possiamo visualizzare l'engine e il plugin e ci aprirà appunto queste due cartelle. Sono molto importanti perché appunto come andremo a vedere poi nel corso del gioco
conterranno gran parte del gioco di Ira, che è contenuto per lo più in classe C++. Che andremo a toccare possibilmente pochissimo, andremo a lavorare per lo più in blueprint, a parte qualche piccola cosa che dovremo ovviamente toccare soprattutto per la parte multiplayer online, e quasi tutto il resto sarà contenuto nella cartella plugin, che possiamo per esempio anche settargli un colore un po' diverso in modo da averla sempre a portata e trovarla in maniera semplice. Ok, settato questo, poi qua avremo tutto il resto delle cose che vedremo giocando. La cartella principale tendenzialmente è la shooter core content, quindi anche questa qui potremo andare a evidenziarla un pochino. Questo è già un piccolo passaggio per appunto ottimizzare il nostro gioco. E seconda cosa che voglio fare è eliminare questa schermata in modo da non doverla aprire ogni volta all'inizio, perché come dicevo prima al momento non ci serve, quella che ci serve è il front end. Quindi usciamo un attimino dal gioco, andiamo su Edit, Project Setting, andiamo su Maps and Mode. Qui troviamo tutte le impostazioni principali per l'organizzazione del gioco, quindi avremo il nostro game mode di default che non lo andremo a toccare, e andremo a vedere invece quali sono le mappe che ci servono all'inizio. Qui è già impostata la front end per quanto riguarda il default map del gioco, quindi quando andremo poi a impacchettare, però a noi ci serve anche il front end che ci parta come mappa iniziale ogni volta che attiviamo il gioco. Quindi andiamo qui, scriviamo front end e l'andiamo ad impostare. Adesso facciamo un piccolo salvataggio di tutto. Altra cosa che voglio fare per partire bene con il gioco è andare anche a personalizzare il nome. Quindi torniamo nelle impostazioni iniziali, al momento non tocchiamo niente se non, se volete, la descrizione, che possiamo cambiarla in shooter game, e anche il nome del progetto possiamo cambiarlo in shooter game project. E per renderlo effettivo, scusate, oltre a salvarlo, quindi oltre ad torniamo all'inizio perché ho chiuso un attimo, ok, oltre a salvarlo qui vorremmo anche che sia appunto salvato nella nostra cartella principale. Quindi per cambiare il nome all'interno del gioco, all'interno della cartella principale, se non volete fare cose particolarmente strane, basta semplicemente andarlo a cambiare con il progetto aperto. Se lo cambiamo con il progetto aperto non avremo problemi perché lo aggiornerà in automatico, altrimenti verrà un problema e non vi leggerà più il gioco. Quindi andiamo su Lira Start Game F2 o rinomina come preferite, andando nelle impostazioni, io schiaccio F2 e lo chiamiamo Shooter Game Project. Ok, in questo modo adesso se spegniamo il gioco e lo riapriamo ce lo dovrebbe dare in automatico. Un'altra cosa che voglio consigliarvi è appunto di crearvi un backup, quindi ogni volta che faremo un passaggio andremo a salvare tutto nel backup nuovo, per evitare appunto di perdere del lavoro già fatto. Contando che ci vuole parecchio tempo per creare il gioco, io direi che non è il caso di perdere nulla. Andiamo a cambiare anche il nome della cartella, Shooter Game Project.
andremo a creare una cartella su un nostro hard disk esterno. Nel caso non ne avessimo uno, la potrete creare su progetti, documenti, insomma, su una cartella che non sia il desktop, perché appunto il desktop, essendo una cartella di sistema, vi ruba parecchie risorse. E allora creiamo quindi la nostra cartella. Io l'ho salvata su un hard disk esterno. E la andiamo a inserire all'interno di questa cartella, così abbiamo il progetto copiato in entrambi i percorsi. Una volta finito appunto di spostare il materiale sull'hard disk esterno, ci troveremo ovviamente fate un collegamento sul desktop in modo da poter accedervi molto rapidamente. E avremo due cartelle, quindi una del backup e una col gioco principale. Ogni volta che finiremo una sessione, le apriremo entrambe, ovviamente, e sposteremo, cancelleremo la cartella del backup e la sostituiremo con il nuovo progetto. Ok, andiamo avanti. A questo punto, come potete vedere, abbiamo la nostra cartella col nome personalizzato, abbiamo il nostro progetto col nome personalizzato, abbiamo il nostro gioco che parte a questo punto con il front-end e non più con la mappa dell'overview principale che appunto non ci serviva, e se giochiamo, come vedete, partiremo direttamente con il front-end. Quindi io direi che per il momento è tutto, ci vediamo nel prossimo tutorial nel quale inizieremo appunto a parlare di personaggi e di sostituzione dei personaggi.